Vanno seita. Vanno stata. Come eravamo rimasti, sono venuto io prima per accertarmi della vera povertà di questa famiglia. Appena sono entrato, ho visto questa desolazione. La signora mi ha detto che a quella signora domani la vengono a prendere. Sì, morirà, purtroppo morirà. Lei ancora vivrà per altri 2 o 3 giorni. Un nonno che le gamba, sì. Un nonno non muore ancora per le gamba. Ma la cosa più che mi ha fatto impressione quando sono entrate in questa casa, su passate gente zoccola. No! Certe baffe che sembravano proprio, quelli ci abitano in questa casa, ormai ci abitano, quelli ogni tanto quando a festa mangiano pure i zii, ogni tanto sono abituati in questa casa. E questa cosa mi ha fatto proprio impressione, mi ha fatto questa cosa. E vi siete commosso? Vi siete commosso, sì! E sono tristi le condizioni, sono tristi! Ne parliamo proprio, Oh, ma davvero una triste visione. Miseria e malattia. Malattia e miseria. C'ho il cuore a pezzettini, Barnese, Ida, abbiamo avuto ragione. Sicuramente, Ada. Scusate, di che ragione state parlando? Che non abbiamo portato né cibo e né indumenti. Non voglio morire. E cosa portate? Tutti i medicinali, gocce, supposte, siringhe costituenti. E poi mia sorella Ida, sì, ha avuto un bel pensiero per questa famiglia. Una sorpresa? Eh sì. Però mi raccomando, le signore qua non possono sopportare sbalzi di umore. E mi raccomando, quella sorpresa, le venendo a cuore, se le posso un bacio rovietto. Quindi mi raccomando, quella sorpresa, piano, dite. Dite, di che sorpresa si tratta? Una bottiglia grande di olio di ricino! Ad arte luce sta a portata veloce! Allora mi guardiamo! Ah sì, questo sì, sicuramente, vedete, siete contente? E come no, come no? Siete contente, sono contente, Barnese, vedete, se voi avesse portato del cibo, no, quando mai, no, cioè, specialmente la signora qua, quella vuole solo siringhe, sì, che la mattina si fa certe siringhe, che stamattina, quando passa le verdumare, i fruttaioli che dicono, forse ci vuole qualcosa, a me no, siringhe. Lei, poverina, sta morendo, ma se potesse parlare e ringraziarvi per il vostro gesto, ce la fate, se ce la fate, dite qualche parola alle baronesse per il loro gesto che hanno fatto. Alla che vedi, vedi, voi stiamo con me la che poi magari ci porta lì, vedi, sì! Ma cosa dice quella signora? La signora? Sì? La signora sta questa i rifreschi, sì. Voi avete i morti? Sì. Sì, lei manda i rifreschi ai vostri morti. Prega per i vostri morti. Sì. Commendatore, sì. E come sta quella donna? Ne parliamo proprio, ne parliamo. No, Garibaldi Pofferi, aprire una palla a fronte, e che va sempre a testa a rita, la tenevo a pavonde, e Garibaldi... Ma io ho detto no, staccato, no! E quello ha capito nonno, quello quando sente nonno si mette a cantare, lui conosce tutte le canzoni della montagna, che vuole da fare. Dunque, sì. Commendatore, dite. Cos'ha quella donna? Ne dobbiamo parlare. Eh sì, Ida, dobbiamo accertarci delle condizioni per poterla curare nel modo giusto. Vabbè, vorrei dire che domani chiamerò il dottore e la facciamo visitare. Commendatore, sì. Posso fare una domanda alla signora? Alla signora? Sì. Però attenzione, perché come vede
Come vede, prima ha dato le ultime sensazioni di vita. Lei si sente morire, vedete, non vorrei che vi muore in mano. Oh, no. Quindi state attenti, parlate. Quando parlate, il fiato buttatelo da quel lato, perché lei è debole con la testa, si potrebbe, come dire, parlate piano. Come vi sentite, buona donna? Non voglio morire! È un misteo generale, promesso. Commenta dove? Dopo che ci siamo calmati un pochino, posso fare una domanda a lei? A lei? A lei. A voi? A voi, a me? A lei? Non a voi, a lei. A lei. Barbi, accada questa domanda. Non a voi, a voi lei. A lei? Sì, la signora. Fate una domanda, prego. Allora, signora, lei è sposata? Cacciatrice. Lei non sente, lei vedete, non, è un po' sorda, non sente bene, poi non parla tanto bene l'italiano, lei parla dialetto, non capirebbe, lo traduco io. Sinsurò! Sinsurò! E cioè, scusate, è sposata. Oh, Ida, è sposata? Sì. E avete prole? Una volta e teneva, ma sei mangiato, tu sei disgraziata! Vedete, baronessa, ha capito provole? L'ho detto un po' sorda, non ha sentito, adesso riferisco io. Tieni il bandascì! Bandascì? Sì, tu! Il bandascì! Tu! C'ha due bandascì! C'ha un bandascino e una bandascina, c'ha un prolo e una prola. Allora, è sposata ed ha due figli. Sì, e poi dopo è diventata baglia secce. Allora, baronesse, vogliamo stabilire una volta per tutte che cosa dare a queste persone, vogliamo... Commendatore! Sì. Io proporrei... È troppo! Ma per favore, ogni volta che la baronessa Ada parla, la baronessa Ida ogni... Non è troppo! Ma se ancora non ha finito di parlare la baronessa Ada, lasciamola parlare. E commendatore, sì. Vediamo. Sì. Ada, io ti vedi dare prima un'occhiata alla casa. Oh sì, dobbiamo accertarci sì. delle condizioni di questi poveracci. Eh beh, giusto, avete ragione, sì, va bene. Vogliamo iniziare? Commendatore, voi cosa proponete di fare? Ma, andiamo da quella parte? Sì. Prego, andiamo. Andiamo. Cominciamo a... Ah, parola, un attimo. Voi aprite la porta. Attenzione che i zoccoli vi possono risaltare addosso. Mi raccomando, fate piano, Piana. Piano, aprite la porta che portò anche nonno Simone. Piano. Quante sono antipatiche queste due? Che stanno facendo? La visita con un museo? Nanni, secondo me noi andiamo solo su ring. Mi pare il terzo atto della signora delle camellie. Viene qua, che cosa? Caramella, sta niente da tu stai proprio ignorante. Settimana di sette feste. Dal me dice già questo cosa ne esse. Questa è Napoli, punta e basta. Allora, ma che è successo? Niente. Ma mi sembra qualche... Niente, mi chiedi, ne rega, tenemmo visite. 5.000 lire, è volì. Come no, mi è qua. Vattenemo. Hai già capito. Chissà adesso, nato un broglito, un Ferdinande. Vuoi cliente se gli fa venire a casa? Ma come ti permetti? No. Come ti permetti? Hai visto? Gli ha dato uno schiaffo. Quello deve essere il marito. Appena entrato ha avuto uno schiaffo dalla moglie. Ma che sto? Ma non è il marito quello? Ma qua Maria, se va a Maria, qua. Sì, quello è il marito.
guardate che faccia la criminale che ha, guarda il marito, guardate. Ma se fosse... stai zitto, che puzza, senta da palla puzza, ma io ubriaca. Mi devo uscire dalla cantina, ubriaca. Vergognatevi, vedete in che condizioni avete ridotto la vostra famiglia. La mia famiglia? Stai zitto, vieni qua esclusivamente per picciare tua moglie. Commendatore, veramente è stata lei a dare uno schiaffo a lui. Appunto. Ma come appunto? Voi avete detto che è lui che picchia lei. Quando è ubriaco. Quando non è ubriaco, quando non è ubriaco, è lei che picchia lui. Stai zitto! Ti ho detto non devi parlare! Vai via da questa casa! Vattene! Virgola! No! Un uomo venite qui! Chiedete scusa a vostra moglie! Ma sei sta ma che lo schiavo! Stai posto tu! Attenzione, questo è pericoloso! Questo c'è un coltello in tasca, per niente, bombizza qua col palco! Stai fermo, stai posto tu! Non ti permettere mai più di fare un gesto di quel genere alla baronessa Ida e alla baronessa Ada, hai capito? Adesso vai via, vai fuori da questo! Va bene, non è normale, arrivederci! No! Forza, venite qui! Date un bacio a vostra moglie! Ma come si fa a permessi che la stai morendo, è capace che muore con un bacio? Come fa? Commendatore, insisto! Andate a dare un bacio a vostra moglie! Ma che già fai? Fa finta! Bravo! Bravo! Allora, baronessa, vogliamo stabilire la cifra da dare a questa famiglia? Commendatore, io proporrei... Ma guardi, io ho lasciato 50.000 lire. Allora possiamo andare? Baronessa, dove va, baronessa? Mi faccia finire di parlare, per dirci. Ogni volta mi interrompe sempre. Dicevo, ho lasciato 50.000 lire a casa. E sa, io non esco sempre... Non esco mai con i liquidi, esco sempre con il libretto degli assegni. E allora vorrei dire che dopo faccio un assegno alla signora, quella con l'occhio, l'occhio con l'angoscia, faccio un assegno. E allora quanto vogliamo dare? Guardi, non lo so, provo a chiedere direttamente a loro, anche perché lei deve morire, quindi... Vabbè, baronessa, abbiamo deciso, sì, anche loro sono d'accordo, bastano 2.000 lire, bastano. Vabbè. Commendatore, e non abbiamo capito nulla. No. E dicevo, abbiamo deciso che bastano 2.000 lire, va bene questo, va bene. Non si capisce, non capiamo. No, strano, eppure era così chiaro, ho detto 2.000 lire, e ci vanno bene pure. Non avete capito. Sarei chiuso nella stanza, forse il professore. Ho detto dentro l'uscito, ho detto. E dove andate? Io? Da nessuna parte. Ma voi avete detto scendo! Non ho messo la seppure la mucca che. Cioè siete pure sorde ogni. Ho detto 100! Ah, ma no, è troppo! Una cifra simile tutta insieme può fare più male che bene! Non so che vogliamo fare, gliela vogliamo dare a rate mensili, così facciamo delle danno. Io direi 50.000 lire, sì. In una busta sono più che sufficienti. Va bene. Tenga, buon uomo. Perché siete pazzi? Siete pazzi, voglio dare... Vai via, 50.000 lire. In mano a chi se la candina, se il sugo tutto quanto in un giorno solo. Datela a me che poi io dopo faccio l'assegno alla signora con l'angoscia, occhio con l'angoscia, faccio l'assegno dopo alla... Commendatore, non capiamo. I rifreschi, voi avete i morti? Quanti più morti avete, quelle tante rifreschi vi stanno andando. Vattene via, non vogliamo fazzoletti, non ci servono i fazzoletti, vattene via, non ci serve niente, vai via! Commendatore! Sì! È mio figlio! Ma vendi i fazzoletti? No! Scusi, baronessa, avevo capito che era... Che è stato? E
Mamma, mamma, zia, zia! Mamma, mamma, zia, zia! Che è successo? Che è successo? Oh, Gesù Battista, Gesù Battista! Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Oh, Gesù Battista, Gesù Battista! Cosa hai detto? Cosa hai detto? Oh, Gesù Battista, Gesù Battista! Una disgrazia! Questa delinquente si è messa a giocare con la pistola. Beh, ad un certo punto ha puntato l'arma verso la porta. Disgraziatamente, proprio in quel momento si è trovato a passare Battista. L'ha preso nel petto. Mamma. Carlo, ma che è successo? Che è successo? Che è successo? Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Prima cosa, andiamo a scendere dopo, no? Che poi sotto, non voglio scendere! Non voglio scendere! Riccardino, per favore, scendi! Ah, no! No! E no! Riccardino, mamma, scendi! No! No! E no! Ce l'ha la Ma si può sapere che è successo? Ma come, che è successo? Quello, io tengo una pistola in casa, capito? Quello non si può mai sapere. Però io gliel'avevo tanto raccomandato di non toccarlo, quello sarebbe stato pericoloso. Ma dimmi, dimmi, non sta a sentire nessuno della capatazza. Ma quant'anni te ne vuoi, onesto? Ma come quant'anni? Quasi 18! Oh! Il compie è 6 settembre! Purtroppo 6 settembre, però io l'avevo nascosto! Sì! L'avevo nascosto per bene, quello si è messo a rovistare dappertutto, cerca a destra, cerca a sinistra, l'ha trovato e si è messo a giocare. E punto l'arma a destra, punto l'arma a manca, ad un certo punto ha puntato l'arma verso la porta. Disgraziatamente, proprio nel momento in cui ha sparato, si è trovato a passare Battista, il nostro amico. Meno male che non è passata la macchina quando... anche se non mi sa via, Stefano, quella ragazza nostra. Un colpo solo, uno. L'ha preso proprio qui, nel petto. La porta stecchita. La porta stecchita. Mi devo sedere. Ascoltate, adesso l'unica cosa che è rimasta da fare è quello di nascondere Riccardino fino a quando non abbiamo fatto sparire il corpo di Battista. Eh sì, Carlo, ma dove? Va bene, quello è un posto, lo troveremo. Baronessa, visto che si è venuta a creare questa, questa situazione, io direi, ma perché non lo nascondiamo qua? Chi volete che venga a cercare un barone in una casa di poveri? Al massimo, se qualcuno verrà qua, su un magna nel soffio, non preoccupate. Nessuno verrà a cercare un barone in una casa di poveri. Poi lei domani deve morire, quindi si libera anche un posto e quindi siamo... E il commendatore? E ma la famiglia cosa ne pensa? Baronessa, la famiglia è d'accordo che il baroncino... Però ci vogliono 15.000 lire al gioco. 15.000 lire? No, io non sono d'accordo. Ma scusate, non sono d'accordo. La baronessa Ida è d'accordo, il baroncino è d'accordo, la baronessa Ale è d'accordo, non capisco perché il cocchiere non è d'accordo. Non lo so. Il cocchiere? Sì. Il cocchiere? Ma quale cocchiere? E che non mi dovessi che la frusta in mano, ma avete visto? Non quale cocchiere? Non siete cocchiere? Ma quale cocchiere? È il cocchiere! È il tutore! Allora, dottore, fate una cosa, andate a fatemi... Ma quale dottore? Quale dottore? Oh, dottore, il tutore! È il tutore! Scusate, ma voi chi siete? Non ho capito. Il tutore! Ah, il tutore, ho capito. Scusa, ho capito un'altra cosa. Oh, dottore, oh, cocchiere! Perdonate. Un attimo solo. Sì. Ida? Ada? Cosa ne pensi? Procediamo. Procediamo? Sì, sì. Allora procediamo. Vabbè, allora siamo tutti d'accordo. 15.000 lire al giorno. Va bene.
Carlo, per favore, dite alla famiglia che sono d'accordo. Appena tutto sarà sistemato, provvederemo al pagamento. Va bene, commendatore, commendatore, mai che fate? Voi non me ne andate? No, io non me ne posso andare. Dove? Io devo chiamare le pompe funebri, non me ne posso andare. Sentite, noi gradiremmo restare da soli. Sì, commendatore, noi dobbiamo parlare di cose di famiglia. Lei deve andare via. L'ho detto prima, non posso andare, devo chiamare le pompe. Insiste, sentite, buono. Dite a costui che se ne deve andare. Ma non è meglio che resta. Uè, ma cominciate pure voi, se ne andai! Se ne andai! Signore! Sì. Me ne dovete andare! Io non me lo voglio andare! Azzeccacete no, commendatore! Allora? Commendatore, ve ne dovete andare via. Vedete, quando mi si parla in italiano, io capisco tutto. Uscite da quella parte! Me ne devo andare. Baronesse, con permesso, io vado. Signore, io vado, ma non è che me ne vada. Io passo ogni tanto, passo e spasso. Passo e spasso. Io vigilo. Vigilo, passo e spasso. Vigile, passo e spasso. Questa è la polizia! Ma non è la polizia! E chi è?
Che adesso sei venuto a ritirare la nonna? Ma signore, oggi si è potuto capire sempre ancora. E allora che buco? Tengo una lettera per Puglia. Una lettera? Mm. E chiama? Un commendatore. Oh, commendatore, eh? E sta da sta? Sta da fornare, sta là fuori, venite a vedere, venite a vedere. Sta mangiando. Ma qui sta mangiando, guardate là come sta nel buco. Mannaggia re, mannaggia re. E guarda sempre dalla parte della finestra vostra. Si è pustigliato, Va buon filo, va buon, grazie alla lettera, filo, mo te ne puoi giva. Anzi, fai una cosa, se incontri il commendatore d'incello che guarda su proprio a un'altra parte. Servita, arrivederci, Arrivederci. Ha scritta la lettera, ha scritta la lettera. Ha saputo scrivere, e a leggere, mo. Mo non è cosa. Maritia, leggi sta lettera. Perché tu non sai leggere? No, oggi tengo il nevroso. E sta leggi di mano. Marita, ti leggi sta lettera. Ho capito. Comunicato urgente a tutti i congiunti. Siccome gli ultimi avvenimenti e le circostanze non mi permettono di entrare liberamente e pubblicamente in casa mia, dispongo quanto segue. Primo, segnalerò il mio arrivo con 3 colpi secchi alla porta. Secondo, a questo segnale Riccardino non si deve muovere da dove sta per nessuna ragione. Terzo ed ultimo avviso. Carmela, Vincella Michele, che improvvisasse una partenza immediata ed imprevista, perché se io trovo ancora a casa mia, fingendosi tuo marito, ho sgommesa sangue. Firmato il capofamiglia commendatore Ferdinando Esposito. Eppure se non si fermava era la stessa cosa. Una lettera come a Cristo solo a Cristo la poteva scrivere. E metti che viene qua, come facciamo? Marico, 50.000 lire in sacca, va pure a dormire in albergo. Eppure c'ha ragione. Scusate, posso? Madonna, Riccardino, prego. Non mi dite niente, ma io sono così nervoso. Ma tu ti devi sedere e ti devi solo calmare. Calmare, come faccio? Riccardino, mo sapete che faccio? Che faccio? Riccardino! Dite! Ma ti stai come una pila lente, lo dite che sta tutto accelerato. Riccardino, ma era un modo di dire. Mo che faccio un letto, a questo lo faccio di uno su uno. Ma va bene? Hanno bussato, chi sarà? Chi altro sarà? Oh, perché altro deve succedere? Scappuccino! Sì, vado! Ma voi vedete sto guaglione? Mamma sua, il baronessa, prego, baronessa, accomodatevi, prego! E costei? Chi è costei? Costa! No, non costa niente! E chi è la ragazza? Costei è essa! Ve la presento, figlia Mamaria! Stamattina non l'avete cicata perché non ci stai venendo alla casa! E Riccardino ove? E dove? Mai tenuto. Ma cosa? Loro. Ma devo chiudere sta bocca. Ma no, voleva dire Riccardino dove sta? Dove? Chi sta l'uomo? Riccardino. E ma me lo vado subito a chiamare. Ha giocato una bella figura. Come sta? E come sta, signora? Sta come una pila elettrica. Ecco qua Riccardino, ecco qua, qua ci sta vostra madre, vostra zia e tutta la baronia! Dico come stai? È tremendo!
preoccupazioni. Non ti preoccupare, vedrai che tutto si sistemerà. Certamente, certamente tutto si sistemerà. Zietta, e tu che dici? Che Carlo sta facendo tutto il possibile per non farti succedere nulla, vero Carlo? Riccardino, ascoltami bene. Sì, sì, ditemi zio. Tu devi stare calmo e tranquillo, hai capito? Calma, calma. Non ti devi far sovrastare dalla nervatura, perché sennò che sa quale onna ti mi portò un manicomio. Ma non dirlo nemmeno per scherzo, che il manicomio. Riccardino, dimmi a zia, come ti trovi in questa casa? E come mi trovo? Bene. Benissimo. Benone. Sono proprio delle brave persone. Bravi, bravi, bravi. Baronessa, lui tutto quello che potevo fare facimmo. Hanno bussato, hanno bussato, hanno bussato. Calmati, calmati. Baronessa, ma io veramente non ho sentito niente. E invece sì, hanno bussato. Signora, il ragazzo ha ragione, sì. Hanno bussato. Ma io non ho sentito. Ribussano. Mamma, ecco come l'ha già fatta tutta l'una e cosa. Signora, ma hanno bussato di nuovo. Sono dei colpi chiavi. Oh, io credo proprio che hanno bussato. Oh, sì, Carlo ha ragione. Qui. Quella potrebbe essere la polizia. La polizia. Vicenza, caffettiera, per prendere il caffè, e mi sono detto, mo mi allungo da Riccardino, così lo vado a tirare un pochettino, su. Che gentile! Che contenta! È un dovere, è un dovere. Commendatore, sì? Vogliamo andare di là a tirarlo un po' su? A chi? A Riccardino! Ah, sì, già, sì. Carlo, non vieni? No, io devo andare a casa perché devo sistemare la questione di Battista. Sì, giusto, mi sembra giusto. E allora, Ada, commendatore, andiamo. Andiamo. Se c'è una madriglia, rindaga, se mi stai facendo. Arrivo, baronessa, arrivo. Signora. Sì? Ma vostro marito non ci sta. Ma come non l'avete visto? No. Ah, no. No, non l'avete visto perché forse non c'è Steva. Ah, non c'è. Ma perché io ti trovavo? Quello gli devo parlare un momento, sapete? Ma mo. No. Ma quello forse...
Quello forse se ci sta, forse sta in camera sua. Oh Gesù, sta in camera sua, ma anche se fosse dritta, sta al Polo Nord. Sta in camera sua, io voglio chiamare, che la sente e subito venga, scusatemi. Barò, ma scusate, ma sto fatto è proprio necessario. Anzi, chi sta adesso, vado che voi dico, ma come facete toccare la nervatura? Vi ho detto di amare vostro marito, che è una cosa importante. Va bene, va bene. E quando voi siete a parlare? Maria, che sto come lo tocca le mie bambre. Ferdinando! Ferdinando! L'avete chiamato? No. L'avete chiamato voi? No. Oh, Carmen, sto qua. Ah! Addirittura nella stanza della moglie. Oh, beh, non ci capite? E che ci vedete di tanto strano? Niente. Quando è stato in stanza della moglie? Già, avete ragione, non c'è niente di strano, non c'è niente. Barone, voi dovete sapere che quello è commendatore, non lo sape che da tutto sto cagno e scagno di gente che è stata in sta casa, in mezzo al letto matrimoniale è capitato nonno Simone. E là deve stare, ma raccomando, non lo spostate a casa. Che il nonno Simone soffre la piattaforma, soffre. Ma posso rispondere? No, signore, ma ci penso io. Va bene. Sentite, buon uomo. Dica. Noi veramente dovremmo parlare di cose abbastanza delicate. Vabbè, parliamone una volta per tutte e non ne parliamo più. No. Non vi gradiremmo restare da soli, Come state scherzando? Io non posso andare. L'ho detto pure alla baronessa Ida e alla baronessa Ada. No, io tengo la responsabilità e non lo si vuole. No, noi prima ci abbiamo levato un pannolone, ora ci abbiamo messo la catetere. E che ci ho messo voi la catetere? Io ci ho tolto il pannolone. Ci ho messo la signora. Oh, catetere, la vede, la signora. Signora, prega. Il catetere. E che già ci metterei? Ci lo metterei. Dice c'è il pannolo. E tu ci metto la catetere. Io la poco da sembra la tinta che ha già scommesso. Un vetro. Senti. Venite qua. Luigi, del bar, sono tutto lì. Io vi devo dire una cosa importante. Silenzio! Silenzio, perché si tratta di una cosa importante, delicata. Noi dovremmo nascondere una persona in questa casa. State così! Ma chi? Battista! Che lo vuoi? Ma state zitto!